che tu voglia raccogliere queste voci, le voci dei vinti. Sì, io sono parte di loro. Mentre prima il sacco era fuori dalla vita, adesso invece è solo la vita. Io grido da un'altra parte adesso, mentre prima forse gridavo a vuoto, adesso no, adesso sono dentro. Una volta che uno è andato a lavorare e il lavoro è diventata la sua essenzialità, tutte le grida, tutte le sofferenze, tutto il dolore è già dentro di te. Tu non sei più solo quando preghi Dio, se preghi Dio, quando ti capita di pregare Dio. È Dio che ti dà la solitudine, perché non c'è soluzione al dolore, alla sofferenza. Insomma, quando si dice Gesù di Nazareth è venuto su questa terra, ha preso il dolore umano, la sofferenza, si è preso addosso tutta la morte dell'umanità, il giorno prima era così, il giorno dopo è rimasto così. Non è cambiato niente, anzi. Quindi in questa impotenza infinita, la poesia poi è delirio, non so come chiamarla, è nata così per caso, forse stupore da un certo punto di vista, però non la riconosco più, perché diciamo, è stata appoggiata in un momento forse di fragilità o di debolezza, ma la vita è altro, cioè la vita è ribellione, è rivolta, no, non è, sì, c'è la lacrimuccia della, non si chiama, ma la vita bisogna combatterla tutti i giorni, e quindi niente. I tuoi parrocchiani che tipi sono? Come? Che tipi sono i tuoi parrocchiani? Che tipi sono? Sì, ti sono. Micidiali, sono tutti... Da noi vince sempre la sinistra. Tanto per iniziare. Abuso è il paese di lusso, diciamo, sempre noi. E poi... E che cosa gli racconti a loro quando li trovi in difficoltà? Quando trovo difficoltà, il più delle volte resto in silenzio perché non so cosa dire. E spesso volte sono loro a confortare me, affinco proprio. Cioè. Sebbene dipende da che difficoltà, se sono difficoltà, diciamo, dell'anima, intendendo per difficoltà dell'anima che si parte sempre però dalla parte materiale, che so, debiti da pagare, fame, povertà estrema, mi faccio povero con loro, anzi lo sono già, perché... Oppure dico, ascolta, dai che condividiamo un bicchiere di vino, mangiamo assieme oggi, poi per domani vediamo. Poi domani è un altro giorno, è la stessa cosa, non è che cambia. Ecco, io ho sentito però, sentite che parla con, dopo tutto, non con tanta timidezza, ma con questa grande nonchalance, però a poesia in realtà, là dove proprio si rivolge invece a un tu, si rivolge evidentemente a Dio, che sono molto, ecco qui avverto per esempio una differenza rispetto alla religiosità di Loi, sono di grande dubbio, di grande lotta se vogliamo, ve ne leggo una. Sono solo davanti a te, uomo tra gli uomini, ombra e nulla del tuo essere senza volto, nudità umana che nessuna fede conduce, sono solo dentro il mio corpo, anima che sanguina nella quiete indefinita. Notte combattuta sino alla prova, errante e scolpita come la morte. Sono ciò che l'aria raccoglie, cenere dove passa il vento. Sono polvere sulla bilancia, eco del tuo silenzio. Ecco, qui c'è un Dio che, appunto, tace. Sì, è la parte, io credo che sia la parte più umana di Dio questa, cioè la kenosis, lo svuotamento. Lo svuotamento è anche l'abisso in cui davvero si cade di fronte all'impotenza, che so, l'impotenza di fronte alla sofferenza, al dolore, l'impotenza anche a sentire Dio,
perché una cosa avere bisogno di Dio, un'altra cosa è trovare Dio. E più delle volte non è tanto siamo in una piazza, oggi ci vediamo, domani non ci vediamo. Qualche confidenza si può fare, la maggior parte della vita la si vive nell'ateismo, quindi la si vive diciamo afferrando l'inafferrabile in una disperazione, chiamiamola così, umana, in cui tu ti dai agli altri come i profeti senza averne niente in contraccambio, perché l'amore è così. Si ama, diciamo, dando tutto senza avere niente in contraccambio. Anche la fede è così. La fede non è una gratificazione del paradiso. Che me ne faccio io del paradiso? O l'inferno? E chi se ne frega? Cioè, ho lavorato 35 anni, più inferno di quello. Non so se si possa pensare un odio verso di noi in qualche modo. Non lo so. Dio lo si ama perché è Lui. Ma lui non si fa trovare, è assente, tu gridi, niente, giri da tutte le parti, niente. E poi la morte, essere per esempio gettati nella morte. Che speranza abbiamo noi nella morte? Io vedo, ho visto tanti compagni atei, che un compagno un giorno mi disse, mentre rientrava dalle trattative, dice, Andrea, ma il tuo Dio che cosa fa? E io gli risposi, e il tuo Dio che cosa fa? E lui mi disse, io non ho Dio. E io gli dissi, allora il tuo Dio è anche il mio Dio. Tu non hai Dio. Un Dio, il Dio che hai tu è impotente. Anche il Dio che ho io è impotente. Con questa divinità cerchiamo di andare avanti. Non potevo scegliere altri argomenti dal punto di vista. Ora, però, umanamente, anche quando mi riempio di sacramenti o di preghiere o di tante o di tutte queste cose qui, c'è sempre il vuoto, diciamo, umano, perché non ti liberi, che so, dai problemi, non ti liberi dalle tragedie che vedi, che senti, perché sono un atomo nella bilancia proprio, che non è anche. Qualsiasi cosa tu possa fare, anche per rendere libero un uomo. Io ho fatto scuola popolare con amici che ringrazio che sono qua da 40 anni, quindi da quando sono prete ho fatto solo scuole popolari, alcuni sono partiti con la terza elementare e abbiamo 4-5 laureati tra l'altro, che poi vabbè non è il titolo accademico quello che conta, è quanto il fatto come Don Milani di aver dato la possibilità di dare cultura a chi non aveva mai avuto la possibilità. Questo è stato però vedere nei quartieri popolari la povertà, il fatto che non sappiano né leggere né scrivere, non sanno leggere il giornale, non sanno andare oltre, diciamo, le solite cavolate, non è possibile una situazione di questo genere. Lì, lì ci siamo scatenati, ma non è possibile proprio a fare scuola, e anche ora ci sono alcuni alunni che sono venuti, facciamo scuola, che è anche coscientizzazione la scuola. E Dio dov'è? Non lo so. Ecco, io a commento di quello che sta dicendo, leggerei questa poesia. Eccomi ignudo nel dubbio e nella fede, o Dio nascosto, albero che il tempo spoglia e matura, mentre rinnovo il sì e il no all'amore e alla vigliaccheria. Resto con te sino alla fine, anche se non so perché. Resto con te sopra tutte le cose, rampicante dolente che s'arrotola e spande, incenerito d'amore. Ecco,